Siamo dalla col video e andiamo a spiegare, probabilmente avremo una ripetizione di un paio di fallacie che ho messo più o meno quasi allo stesso punto, però è meglio ripetita Juvant. Zog the Great is infallible because in the big book of Zog the Great it says that he's infallible, and we know that the text is infallible. Se vi ricordate questa qual era? Il circolo vizioso era begging the question, cioè tautologia. Any law can be repealed by the proper authority. The law of gravity is a law, therefore the law of gravity can be repealed, which conflates law in the legal sense and law in the scientific sense and makes you look like a bit of an idiot. False dichotomy or ok, quella successiva, allora c'era Zog il Grande è fallibile perché è scritto nel libro di Zog il Grande, che è una fonte autorevolissima, perché l'ha scritto Zog il Grande, che sappiamo che è fallibile, cioè alla fine è una tautologia. A volte la tautologia si ha con un ragionamento circolare, per esempio in una definizione che non definisce una cosa, no? Che ne so, dico che è bianco ciò che non è nero e nero ciò che non è bianco, insomma alla fine non definiscono il bianco né il nero. Poi quella successiva era una legge può essere annullata dall'autorità predisposta. La legge di gravità è una legge e quindi può essere annullata da un'autorità predisposta, che era un esempio di ambiguità, no? Come quello dell'esempio che abbiamo fatto con Rombo, perché quella è una legge fisica, non è una legge promulgata da un corpo legislativo come un Parlamento, quindi non può essere, fino a che non se ne trova una più precisa, non può essere rifiutata. Ok. Either you agree with everything I say or you're an evil baby eater. Ok, questa qui è pure abbastanza importante, no middle ground, cioè bianco-nero, quella di prima, poi ci sarà quella middle ground. O fai così o fai così, si chiama anche falsa dicotomia. Dicotomia è una scelta binaria, che o fate questo o fate quello. In realtà ci può essere benissimo una terza possibilità, la cosa è falsa nel momento in cui è previsto che ci possa essere una terza possibilità che è stata volutamente trascurata. In realtà questo tipo di fallacia si usa molto spesso con i bambini e funziona. Cioè, se tu prendi un bambino piccolo e gli ordini fai questo, fai quell'altro, fai quell'altro, quello dopo un po' ti scoccia e si ribella, non fa più niente, non ti obbedisci. Allora, se invece parti per esempio dal fatto che magari ha una piccola colpa, ha fatto qualcosa di sbagliato, adesso o ti becchi le botte o se no fai quest'altro. E quindi gli dai una scelta binaria, lui probabilmente accetta molto volentieri, anche se in realtà ci potrebbero essere terze possibilità, molto spesso quello che non aveva accettato, quando parte dal concetto che lui sta in difetto per qualche altro motivo, non si concentra sulla fallacia e quindi si fa fregare, A volte anche, faccio un esempio, a volte anche riformulare la stessa offerta, per esempio, se uno sta facendo una trattativa in un modo diverso, può avere un esito diverso. Faccio un esempio: stavamo al matrimonio di mia sorella, c'era un piatto, c'erano più primi, e ce n'era uno in particolare, era molto buono. Però mio figlio già non ha mangiato l'altro e quindi non voleva più mangiare nulla. E allora io ho detto, guarda, dai, mangialo che è buono, poi ho fatto l'offerta, mangiatene metà. No, assolutamente no, aveva 9 anni e qualcosa. Poi gli ho fatto l'offerta, facciamo così,
erano primo di pasta, pasta cotta, quindi era... Mm-hmm. Per ognuno che te ne prendi dal piatto mio, mm-hmm. io me ne prendo due da tuo. Ci ha fatto. Però, se io per finire il piatto suo dovevo mangiare il doppio di quello che lui prendeva dal mio, quindi alla fine era metà, era, la quantità era esattamente la stessa, quindi non era cambiata la proposta, però diciamo in qualche modo era stata riformulata in maniera diversa, ci ha fatto. Ok, black or white, fella sì, quella di prima abbiamo sentito, quindi diciamo o fa o diciamo sei d'accordo con me oppure sei una brutta strega. No, perché uno può essere in disaccordo con un'altra persona ma non essere una brutta strega. Qua c'è anche la fallacia opposta, quella del diciamo tutto in moderazione, potremmo chiamarlo, diciamo del terreno medio. Policy which says if some people think 2 plus 2 is 4 and some people think 2 plus 2 is 5, then clearly the answer lies somewhere in the middle. No, decision point fallacy or this. Allora, questa qua dice per esempio se l'80% delle persone pensano che 2 più 2 faccia 4 e il 20% delle persone pensano che 2 più 2 faccia 5, beh la risposta sarà in mezzo tra 4 e 5. No, fa 4 e basta. Cioè, non è che se diciamo c'è una certa percentuale di persone che la pensano in maniera errata, questo diciamo in qualche... però è una fallacia che funziona. Per esempio mi ricordo benissimo che c'era un dibattito sul, stavamo parlando del fumo e ormai ci sono molti lavori diciamo scientifici che dimostrano che il fumo faccia male. È vero che poi la logica di come sono fatti questi lavori scientifici in medicina è particolare, però diciamo ormai è veramente quella una cosa molto più stabilita, molto più sicura che il cambiamento climatico. Diciamo ci sono lavori in doppio cieco, poi vediamo che cosa significa questo. Ce ne sono centinaia e migliaia che dimostrano che il fumo aumenta le probabilità di far venire il cancro, diciamo fumare, e aumenta le possibilità di altre malattie e così via. E quindi c'era in TV, c'era una questione tra fumatori e non fumatori, a un certo punto mi ricordo Giuliano Ferrari proprio si infuriò, dice no, io non c'è un dibattito se non ci deve, per ogni, diciamo per ognuno che sostiene la causa contro il fumo ci deve stare uno che sostenga, diciamo, altrettanto diciamo, importante che sostenga la causa contro il fumo. Che insomma, un po' un esempio di questa fallacia, cioè nel senso che no, certamente è opportuno che ci sia un contraddittorio, quindi è opportuno che ci sia anche qualcuno che faccia da diciamo come dire, avvocato del diavolo, perché comunque quando si tratta di logica induttiva e non perfettamente deduttiva c'è sempre da fare obiezioni. Tuttavia, di fronte a casi in cui le cose sono ormai diciamo, abbastanza evidenti oppure abbastanza dimostrate dal punto di vista scientifico, bisognerebbe un attimo, diciamo, comunque non dire che due voci sono uguali semplicemente perché ne abbiamo sentite due, una a favore e una contro, poi bisogna andare a esaminare comunque sempre i contenuti. Ok, questa qual è? Non me la ricordo. Righty's paradox. The decision point fallacy says because there is a continuum, it means we can't distinguish between things. Ah, questa pure è importante. The boundaries between things are a bit blurry, doesn't mean we can't tell one thing from another. I know that a horse is a mammal and a frog is an amphibian. Even though frogs lay eggs and so do some mammals, duckbill, platypi, what you gonna do? The slippery slope fallacy is the assertion that... Allora, decision point fallacy, questa pure è una fallacia molto importante che ha dei legami con un paradosso che si chiama il paradosso del mucchio. Questo paradosso ha di un'importanza enorme. Adesso lo esaminiamo, sia la decision point sia il paradosso del mucchio. Allora, decision point dice tu hai una linea sulla quale ti puoi collocare. Allora, non c'è un confine netto, diciamo, qua sei sicuro che è un mammifero, qua sei sicuro che è un anfibio, in mezzo magari no.
Allora, il fatto che non ci sia un confine netto non significa che in certi casi noi non possiamo decidere. Per esempio, se, diceva, se abbiamo un cavallo sappiamo sicuramente che è un mammifero, se abbiamo una rana sappiamo sicuramente che è un anfibio. Poi, certamente, se abbiamo un ornitorinco è un mammifero, però, diciamo, depone le uova, quindi là ci può essere un dubbio su come classificarlo. Però, diciamo, il fatto che non ci sia un confine netto, una soglia netta, non significa che in generale non possiamo decidere. Paradosso del mucchio. Allora, questo è più, diciamo, è esattamente collegato a questo concetto, però è ancora più, come dire, colpisce in maniera ancora più netta. Allora, la domanda è questa qui. Se avete un euro, siete ricchi? No, direi di no. Siamo tutti d'accordo su questo. Se uno ha un euro, non è ricco. Se una persona che non è ricca gli regala un euro, diventa ricca? No. No. Nessuno penserebbe che se uno non è ricco gli regala un euro diventa ricco. Beh, matematicamente avete appena dimostrato che i ricchi non esistono. Perché esiste un principio, si chiama principio di induzione, che se una cosa è vera per uno e poi se è vera per n è vera anche per n più 1, allora è vera per ogni n. Allora la proposizione è: ogni persona che ha n euro non è ricca. E se ha 1 euro non è ricca, gli regala 1 euro, se ha 2 euro non è ricca, se gli regala 1 euro, se ha 2 euro, 3 euro non è ricca. Perché diciamo, è chiaro che a 1 euro alla volta questa persona diventerà ricca. E allora perché voi avete risposto se gli regala un euro non diventa ricca una persona che non è ricca? Non sappiamo il limite, non abbiamo dato la definizione per ricca. Ecco, il problema è che non c'è un limite chiaro, perché se ci fosse un limite chiaro, diciamo a 1 milione di euro una persona diventa ricca, nessuno direbbe sì, certo, se quello ha 999.999 euro gli regala un euro, passa nella categoria dei ricchi. Siccome però questo limite non è chiarissimo, quasi tutti diremo che una persona che ha 100.000 euro non è ricca, molti di noi direbbero che una persona che ha 10 milioni di euro probabilmente lo è, almeno io lo direi, però in mezzo una persona che ha 800.000 euro è ricca o non è ricca, boh, capito? Dipende, può dipendere, capito? Quindi questo paradosso è di un'importanza fondamentale, perché può condurre, per esempio, se io vi faccio quelle due domande, no? Se tu regali un euro a una persona che non è ricca, diventa ricca, quasi tutti rispondono di no, allora io uso questa, diciamo, da un punto di vista di logica deduttiva, uso questa risposta, dico la gente la pensa così, quindi i ricchi non esistono. Posso dimostrarlo. Chiaro? Però in realtà parto da un assunto che è sbagliato, perché in realtà le persone rispondono in quel modo perché non c'è questo limite chiaro, quindi sempre un'ambiguità dovuta al linguaggio. Se pensate che questo non sia tanto importante, pensate per esempio al dibattito sull'aborto, ok? Allora, è un esempio esattamente del paradosso del mucchio. Per quale motivo? Perché, lasciamo stare, io non mi voglio pronunciare sul contenuto delle leggi, perché in quasi tutti i paesi occidentali le leggi consentono l'aborto, almeno fino a una certa settimana, ok? Il punto non è questo, se sia giusta o meno la legge, non voglio contestare né in un senso né nell'altro. Il punto è che la questione da una parte e dall'altra, siccome c'erano movimenti a favore della legge sull'aborto e movimenti a favore contrario alla legge sull'aborto, è stato impostato sulla definizione di vita, ok? Cioè quando il feto è un essere umano. È stato impostato in questi termini, cioè in termini puramente logici, che va incontro a questo paradosso subito. Per quale motivo?
da un certo punto di vista, per esempio, i movimenti pro-vita dicono che l'unico momento in cui c'è la ricombinazione del DNA è il momento del concepimento, quindi la vita scatta là. Ovviamente quelli che sono a favore della legge dicono no, la vita scatta per esempio quando c'è un bambino è capace di soffrire, quindi il bambino è capace di avere un sistema nervoso sviluppato, è capace di avere sensazioni eccetera eccetera, e quindi poi però che cosa succede? Succede che ci sono varie definizioni in proposito, per cui per alcuni questo avviene già in una settimana molto presto, un certo numero di settimane molto presto, per altri avviene più tardi. Ma il fatto di aver impostato la definizione in questi termini fa sì che, attenzione, per esempio ultimamente c'è una polemica fortissima, ripeto, ancora una volta, non prendo parte né per gli uni né per gli altri, ma in questo momento negli Stati Uniti c'è una polemica fortissima perché nello stato di New York, mi pare adesso pure in Virginia, è passato un, loro lo chiamano un bill, cioè una specie di emendamento, diciamo, chiamiamolo così, che ridefinendo diciamo alcune nozioni, diciamo alcune, riandando a esaminare alcune definizioni rispetto alla vita, consente l'aborto fino a termine gravidanza in alcuni casi, e quindi là cioè, ovviamente c'è stata una polemica fortissima, perché una cosa è avere una situazione che è una, attualmente in genere sono fino alla 20ª, 23ª settimana a seconda delle legislazioni dei paesi, e una cosa è avere fino a 40ª settimana, insomma, ben diverso. Quindi come, ovviamente tutte e due le parti hanno diciamo sfruttato in maniera fallace la logica, perché diciamo tutti e due hanno messo in evidenza, da una parte hanno cercato di forzare la definizione, una definizione che chiaramente non ha dei limiti, ha dei limiti sfumati, quindi di forzarla in maniera logica per poter diciamo avere determinate conseguenze, dall'altra parte probabilmente sono stati messi in luce casi estremi diciamo di conseguenza della legge, che poi magari non verrà applicata diciamo nelle forme in cui i contestatori l'hanno contestata, però teoricamente magari c'è quella possibilità. Quindi sono cose, diciamo, queste fallacie le incontriamo tutti i giorni, cioè questo, il messaggio è che in realtà queste cose sono più comuni e ci fregano molto più spesso di quanto pensiamo. Ecco, questo è sostanzialmente. Ok, un'altra. That will inevitably lead to another, which will inevitably lead to another, which will inevitably lead to doom. If you get a credit card, then you will overspend and you will not be able to make your payments, and you definitely end up living on the street in a cardboard box. If you can stop at any of the steps, then it's a fallacy. He's... Ok, questa si chiama slippery slope. Slippery slope noi la diremmo in italiano china sdrucciolevole o china scivolosa, una brutta china. Quante volte hai detto, vabbè, ormai questa parola è desueta in italiano, però cioè, ti sei messo su una brutta china. Allora, poi discutiamo di un altro fatto. Allora, cos'è una china? Una discesa, una china scivolosa. Allora uno dice, se succede questo, poi devi passare qua, poi passi qua, poi passi qua, e alla fine devi scendere tutta la... Allora dice, se diciamo userai la carta di credito, inevitabilmente spenderai di più, inevitabilmente diciamo, farai i debiti e inevitabilmente finirai a vivere in un cartone, diciamo, per strada, quindi finirai senza tetto. Allora, mentre magari è vero che diciamo chi ha la carta di credito tende a spendere un po' di più, ma
magari questo può essere pure vero, nel senso statisticamente però, quindi non per tutti e non in uguale misura. Questo però non significa che necessariamente uno debba fare i debiti, non significa che necessariamente uno debba finire in una scatola di cartone come homeless, come senza casa. Mm-hmm. Quindi qual è, diciamo, questa cosa è molto, molto pure comune. Perché? Perché in logica deduttiva, cioè se io sto dimostrando un teorema, posso fare anche 200 passaggi. Se i passaggi sono necessariamente tutti veri, la conclusione rimane vera. Quanti ci sono teoremi che sono lunghi decine e decine di pagine? E allora i passaggi sono decine e decine, se non centinaia a volte, e quindi la conclusione, se le ipotesi sono vere, rimane vera. Il problema è che se avete 10 passaggi e, diciamo, anche tutti i passaggi fossero veri al 90%, allora la conclusione sarà vera soltanto al 50%, sempre se i passaggi sono indipendenti. Perché, se vi ricordate, l'abbiamo visto l'altra volta, la probabilità di per avere un raddoppiamento, un dimezzamento, l'interesse si compone in maniera tale che, no, quindi meno del 7 passaggi arriva al 50%, che deve essere 70, no? Quindi se ogni volta c'è la possibilità del 10% di che sia falso, 7, in 7 passaggi, 7 per 10 è 70, più o meno, se andate a moltiplicare 0,9 per 7 volte, farà circa 0,5. Quindi in 7 passaggi veri al 90% si arriva al 50% di probabilità, quindi in 10 passaggi a meno del 50%. Chiaro? Mm-hmm. Ok. Degeneralizations or anecdotes. This is where you draw a general conclusion from a small or biased sample. Obvious examples include things like, well, my aunt smoked 10 cigarettes a day and she lived to 109, so cigarettes mustn't be bad for you. But it's also one of the reasons that self-selective surveys aren't particularly good for drawing general conclusions about a population. Faulty analogy. Comparing things which aren't actually similar in the way that... Okay. Una, prima di parlare della fallacia successiva, che è quella della generalizzazione frettolosa, voglio ritornare sul discorso dello slippery slope. Slippery slope in genere può essere anche usato, una variante di questa, in congiunzione con l'argumentum ad hominem contro la persona. Cioè, allora, quel tizio ha buttato la carta per terra, quindi è maleducato, quindi è, che ne so, è, lo mettiamo in una categoria un po' più cattiva, poi lo accusi di essere un fascista, poi lo accusi di essere Hitler. No, ci sono, in genere c'è una fallacia tipica che quando si vuole parlare male di una persona c'è la reductio ad Hitlerum, quindi uno piano piano alla fine lo paragoni a Hitler. Questa cosa per esempio viene tipicamente fatta appena un leader ha dei comportamenti che non piacciono, ogni tanto compagni i cartelli e gli mettono i baffetti da Hitler. È tipico questo, capita capitato con la Merkel, è capitato con Putin, è capitato con tanti leader che li hanno disegnati con i baffetti da Hitler. Ah, invece la generalizzazione frettolosa significa passare dal particolare al generale senza un giustificato motivo. Allora, se mia zia fumava 20 sigarette al giorno e vissuta fino a 109 anni, questo non vuol dire che fumare faccia bene. È chiaro? Ok. Perché è una generalizzazione. Non possiamo dire da un unico caso in cui sì, certamente Jean Calment, che è quella che è vissuta di più, cioè, secondo il Guinness dei primati è morta a 122 anni, però fino a una certa bella età ha fumato, mi pare fino ai 100 anni ha fumato, perché, e poi dice non fumava più perché semplicemente le tremava la mano, non voleva far vedere che le tremava la mano, ma non perché non avesse più voglia di fumare. In realtà però, per esempio, mo è venuto fuori che qualcuno ha detto, in realtà la cosa non, il record va ritenuto però ancora vero, però qualcuno ha avanzato l'ipotesi che questa qua, quando c'aveva tipo 60 anni, 70 anni, era la figlia di Jean Calment, e che fosse morta la mamma, allora lei, per non pagare le tasse di eredità, ha assunto l'eredità della mamma,
facendo dire che era morta la figlia. La figlia. E a quel punto, quindi sarà cambiato tanto, ma c'è stata sta voce, poi non si sa se sia vero. Quindi tutte le cose vanno in qualche modo controllate. Comunque, la generalizzazione effettuosa chiaramente non funziona, insomma, cioè non possiamo. Ah, questo per esempio, ricollegandosi agli studi medici, noi possiamo fare degli studi, si chiamano osservazionali. Questi studi sì, dicono qualcosa, però non sono così importanti come gli studi randomizzati in doppio cieco. Per quale motivo? Noi vediamo che ne so, che una certa popolazione che usa molto sale o poco sale stanno meglio o peggio degli altri. È una, prima di tutto è un'associazione, association is not causation, e secondariamente viene da un'osservazione, quindi non viene da un. Non è che ho preso due persone, per esempio, che stavano in condizioni analoghe e ho fatto un intervento, e soprattutto non l'ho fatto in doppio cieco. Cioè, in genere il doppio cieco significa che a un gruppo devo dare la sostanza, all'altro gruppo devo dare una sostanza placebo, quindi che non abbia effetti, diciamo, fisiologici, ma che il tizio deve sapere di aver preso qualcosa, perché il solo fatto di sapere che abbia preso qualcosa può influire sulla, diciamo, psicologicamente, e quindi può condurre a una guarigione o un peggioramento. C'è l'effetto placebo, c'è l'effetto anche nocebo. Se io ti dico che ti faccio bere un'acqua, ti dico quest'acqua è quest'acqua inquinata, a un certo numero di persone farà male. Questo è. Invece se ti dico che quest'acqua è miracolosa e te la faccio bere tutti i giorni, qualche persona guarirà da qualche malattia. Quindi, tra l'altro, questo discorso dell'effetto placebo, sì, sarà una fallacia, perché il nostro corpo è fatto così, la nostra mente è fatta così, quindi certe volte perché non prenderselo? Cioè, nel senso, perché essere pessimisti? Se tu sei sempre pessimista, prima o poi qualcosa ti viene, insomma. Invece se sei sempre ottimista, magari funziona, insomma, se ci credi. Lo stesso discorso vale per il discorso magari di chi ha fede, se io non c'ho, vabbè, però perché devo andare a denigrare quello che magari è, se per lui gli funziona, buon più. Particularly good for drawing general conclusions about a population. Faulty analogy. Comparing things which aren't actually similar in the way that would be relevant. Government is like business. Since businesses strive to make a profit, so should government. Burden of proof. When you. Ok. Questa è la falsa analogia. La falsa analogia pure è una fallacia logica di primaria importanza, perché, per esempio, se paragoniamo, diciamo, l'economia al governo, o il governo all'economia, allora diciamo l'economia, in economia bisogna cercare di fare un profitto, quindi il governo deve cercare di fare un profitto, diciamo governare la cosa pubblica, chiaramente è una falsa analogia, perché diciamo l'economia è fatta da imprenditori ed è costruita in maniera tale che questi, cercando di ottenere un profitto, servano la comunità, no? Questo è, se andate a vedere. In che sistema viviamo noi? Come si chiama il sistema nostro dal punto di vista economico? Come si chiama? Capitalismo. E qual era il concetto base del capitalismo? Vediamo un po'. Il concetto base del capitalismo qual è? Tra i guadagni. Allora, l'esempio forse più famoso nella storia della definizione del capitalismo, qual è? Uno degli esempi più famosi storicamente, diciamo, dove viene definito l'essenza stessa del capitalismo. Se, il pensatore che diciamo di riferimento per chi aderisce a questo sistema, almeno in parte, quasi tutte le economie occidentali vi aderiscono, in buona parte. L'esempio più famoso sta nel libro di Adam Smith, La ricchezza delle nazioni. Questo è considerato il personaggio fondamentale. Allora, Adam Smith
fa un esempio chiave. Dice, se voi vi svegliate la mattina alle 6 e andate e volete trovare i cornetti freschi alla panetteria che sta sotto casa, perché poi andate a prendere il treno e siete tutti contenti di trovare i cornetti belli appena sfornati, cioè su che cosa contate? Sul buon cuore del fornaio che siete svegliati alle 4 per farvi trovare i cornetti, o sul fatto che il fornaio ci deve guadagnare, no, perché sennò quello mica è scemo, si sveglia alle 4 per andare là in fornaio i cornetti alle 5 meno un quarto, insomma, in realtà si sveglia in realtà prima, però perché lo fa di notte spesso il lavoro del fornaio, no? Quindi lo deve fare qualcuno, cioè lo deve fare per un motivo ben preciso, può essere guadagno. Quindi se contate sul buon cuore siete state presi. Invece tutti quanti attratti dal guadagno, però organizzato in un certo modo funzionale, questo è un sistema stabile che tutti quanti, cercando di realizzare il proprio profitto, il proprio guadagno, in realtà contribuiscono al progresso della società. Poi chiaramente, naturalmente, questo sistema non sempre funziona perfettamente, diciamo, altri sistemi hanno funzionato anche peggio, quindi in genere ci si tiene questo, una modificazione di questo, perché fino a che non si trova le mente, insomma. Ok? Ok. Insist that it's incumbent upon the person who disbelieves your claims to provide proof against them rather than providing proof for them yourself. I am a ghost. No. Questo è importante. Why you say that? Prove it then. Prove me wrong. Prove I'm not a ghost. Since you're the one saying you're a ghost, surely it's incumbent upon you to back up this rather extraordinary claim, which you can't because you can't walk through walls and you're not transparent nor remotely scary. You're really mm-hmm. Affirming the consequent is when you say something like, my dog barks when there's Ok. Che ha detto questo? Che ha mandato il verso del lupo. Eh? Ha fatto il verso del lupo. No, è mandato. Fantastico. Ghost, fantastico. Ghost basta. Ha detto prova in qualche modo tutto il fantasma. Allora, burden of the proof significa l'onere della prova. Questo è un discorso fondamentale, cioè noi abbiamo che nelle attività di tutti i giorni la logica è imperfetta, è induttiva, quindi in qualche modo è legata alle probabilità. C'è stato un omicidio, si deve processare tizio, quando è che lo condanniamo? A chi tocca l'onere della prova? All'accusa. All'accusa. Si chiama, come si chiama questo qua? Presunzione di innocenza. Cioè uno è non colpevole fino a prova contraria. Supponiamo invece che il tizio sia stato condannato in due gradi di giudizio e faccia ricorso alla Cassazione. Allora, in questo caso, cosa si presume? Che sia colpevole, perché ha passato due gradi di giudizio, quindi se lui vuole far riesaminare il suo processo, deve portare degli elementi nuovi sostanziali. Dice, guarda, non hanno considerato, si è trovata l'arma del delitto, là ci stanno le impronte, non sono le mie, e questo è un fatto rilevante che altera di molto le probabilità, ma deve essere una cosa rilevante, non è che io sono stato condannato, quel giorno non hanno tenuto conto che c'era un gran casino perché ci stava una manifestazione a 2 chilometri di distanza, quindi c'era tanta gente, quindi questo no. Pur essendo una cosa che potrebbe al limite avere un minimo di rilievo, ma non è così rilevante da modificare di molto le probabilità, sono stati espulsi i testimoni, sono state sentite le persone, quindi se hanno giudicato che era colpevole, l'onere della prova passa al contrario alla difesa. Ok? Cioè, in quel caso però non deve provare di essere innocente, deve soltanto provare che ci sono elementi nuovi, veramente nuovi, significativi. Ok? Facciamo un altro esempio. Se per vendere una medicina
No? Allora, ci sono delle medicine che sono passate dal Servizio Sanitario Nazionale. Ok? Facciamo un esempio, che ne so. Ci sono vari antibiotici che il Servizio Sanitario Nazionale lo rimborsa. Allora, se vuoi dare a tuo figlio l'argomentino, un'altra... Vabbè, questa è una mappa. Si chiama... non mi ricordo qual è il nome della sostanza, principio attivo. Però anche questo può essere una giusta osservazione. Cioè, allora, se quel antibiotico deve essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, sotto quali condizioni il Servizio Sanitario Nazionale lo rimborsa? A parte il fatto che ti debba essere stato prescritto da un medico, quindi non te lo puoi prescrivere a te. Perché quell'antibiotico viene rimborsato e un'altra sostanza non viene rimborsata? Perché è più necessaria di un'altra? No. Non so. Anche la necessità può essere un discorso, nel senso che sicuramente ci sono patologie che si ritengono meno rilevanti, quindi che ne so, è difficile che per quanto è possibile, per esempio, che ti rimborsi in certi casi è possibile che ti rimborsi una procedura di chirurgia plastica, però non se ti vai a fare, se una persona di una certa età si vuole rifare il viso, non gliela rimborsi. Questo è un altro discorso, però facciamo un esempio. Se tu ti prendi allora mettiamo pure che c'hai, pesi 150 kg, quindi sei sicuramente una persona, si chiamano morbidly obese, cioè grande obeso, e quindi hai sicuramente necessità di dimagrire. Però se ti vai a comprare una sostanza brucia grassi in farmacia, magari te la vendono, però te la paghi, perché in quel caso non te la rimborsi? Qual è la differenza? Perché non è una necessità. No. Di che stiamo a parlare? Dell'onere della prova. Non è detto che ti fa dimagrire. Quello non è provato che... Allora, il Sistema Sanitario Nazionale ti rimborsa solo se è sicuro che quella sostanza funziona. Mica spreca i soldi così. Allora, per sapere che quella sostanza funziona, ci devono essere stati un certo numero di lavori scientifici a doppio cieco, eccetera, che hanno dimostrato che quella sostanza abbia un'efficacia clinica. Se questi lavori non ci stanno, ci sta soltanto la pubblicità di quello che ti fa vedere che prima pesava 20 kg di più, ora pesa 20 kg, pure io sono dimagrito 20 kg, però ho fatto una certa dieta, la posso pubblicizzare. Però se questa dieta la fate, sicuramente se avete delle spese andate dal Servizio Sanitario Nazionale, non ve ne rimborsa, perché non c'è una prova, per quanto più o meno magari funziona pure, però non è, ci sta una prova scientifica fatta per bene, perché funziona con una probabilità del 40%, non basta. L'onere della prova significa funziona con una probabilità del 90-95%. Chiaro? Quindi c'è una soglia statistica che si mette a volte al 10%, a volte al 5%, a volte all'1%. Per esempio, se vogliamo andare uno in galera, la soglia probabilmente sarà l'1%. Cioè, non è ammissibile che si sbagli 10 volte su 100. O l'1%, insomma, se deve essere la soglia, deve essere bassa. E l'ora della prova, quindi ripeto, affinché tu possa avere il servizio, il rimborso al Servizio Sanitario Nazionale, tu, industria farmaceutica, devi tu dimostrare che la sostanza funziona. L'ora della prova aspetta a te e lo devi dimostrare oltre un ragionevole dubbio. Il vostro ragionevole dubbio là può essere il 95%, cioè 5% di soglia, ma l'efficacia deve essere misurata. Viceversa, però, che succede? Che la stessa sostanza che però brucia grassi, che ti fa dimagrire, forse sì, alcuni sì, altri no, non si sa se funziona o quant'altro, però la vendono in farmacia. E la vendono in farmacia, basta che paghi. Allora, che cosa deve aver dimostrato l'industria per poterla vendere in farmacia? Qualcosa deve comunque dimostrare.
Che non fa male. Che non fa male. Perché se io ti do la ioimbina, che è un eccitante peggio della caffeina, dimagrisci, ma ti fa male. È chiaro? Quindi quella là, per esempio, in Italia è proibita la Imbra. Chiaro? Quindi, per quando voi vedete le sostanze che sono pubblicizzate anche in farmacia, eccetera, però vedete che sto a pagamento, non sono rimborsato, una cosa potete stare sicuri, mediamente non fa male. Poi ci saranno delle indicazioni, perché pure certe sostanze che magari non fanno male, pure l'acqua, se te ne bevi 20 litri ti fa malissimo, guarda. Se bevi 20 litri d'acqua vai a finire l'acqua. Se bevi 20 litri d'acqua entri pure, provate, andate a finire, squilibrate tutti gli elettroliti e diciamo, quindi non fa male, qualunque sostanza venga assunta non fa male in certi, diciamo, con un'assunzione normale. Allora, quindi però a quel punto, quando sai che non fa male, l'industria ha dimostrato che quella sostanza non fa male, per esempio una sostanza che i bodybuilder prendono tranquillamente, si chiama creatina, no? Quella sostanza, ci sono molti studi che dicono che non fa male. Molti studi che effettivamente hanno verificato questa cosa. Allora la creatina, andate in un negozio, la potete tranquillare, addirittura non è necessario neanche andare in farmacia, si può comprare. Però poi che ti faccia effetto per questa o quell'altra patologia oppure per questa o quell'altra funzione fisiologica, non ne frega niente, cioè, perché tanto la paghi tu, ci credi tu e sono fatti tu. Quindi è importantissimo questo discorso dell'onere della prova. Ed è importantissimo quando si cerca di rovesciare la propria. Ok? Cioè, se io nel momento in cui si fa passare una persona, per esempio, bisogna dimostrare che questa persona ha compiuto un reato, però ormai c'è stato il cosiddetto processo, lì per esempio quando si parla di processo mediatico, mo se ne è riparlato per quanto riguarda i genitori di Renzi, se ne è parlato in passato per Berlusconi, se ne è parlato in passato per altri, eccetera eccetera, lì ci sono due, tre fallacie logiche che operano, almeno due. Da una parte, una volta che i media danno di, per esempio, pensate che ci sia stato un omicidio, pensate che ci sia una persona fortemente sospettata, allora se i media l'hanno dipinta la vedova nera, oppure cominciano a fare un che ne so, è morto il marito, ha avuto un infarto in circostanze sospette, lo cominciano a dire la vedova nera, oppure cominciano a mettere in luce aspetti del passato che magari poco rilevanti però contribuiscono a dare un quadro negativo, insomma a un certo punto nell'immaginario collettivo si formerà la convinzione che questa persona sia colpevole. A questo punto non è più, come dire, l'accusa che deve provare la colpevolezza, ma è la difesa che deve provare l'innocenza. A un certo punto si arriva a questo, eh? Ci sono casi dove queste cose hanno un rilievo enorme. Mo non voglio parlare di, ci sono casi successi anche in Italia, anche di recente, insomma, quindi dove si potrebbe andando a scavare a fondo si potrebbe vedere fallace a go-go. Però diciamo l'onere della prova è importantissimo, insomma quando tu c'è una controversia tu ti devi, se ti riesci a mettere la posizione l'onere della prova lo carichi al tuo avversario, hai fatto al 90%, perché quello al 90% non riesce a più, cioè lì se una cosa è un po' vera, un po' falsa e passa il discorso che è lui che deve dimostrare che sei tu nel torto, non ci riuscirà mai, perché magari un po' di ragione ce l'hai e non hai torto marcio e quindi lui non ci riuscirà. E questo per questo è un motivo di contendere, perché in genere a volte non è detto che ci sia un onere della prova. Facciamo un esempio, se due si presentano alle elezioni con due programmi economici distinti, non è che il partito A deve provare che il suo programma economico è buono, mentre quell'altro non deve provare niente. No, là che ne sappiamo, le probabilità che quello del partito A sia
migliore, magari sono il 60%, allora la gente si regolerà. Però se passa l'idea che invece è A che deve dimostrare che funziona e non ci riesce, allora a quel punto la gente si regola per B nonostante le probabilità siano di meno, perché è passato il discorso dell'onere della prova, quindi lui non ci riesce perché non c'ha la probabilità del 95% che funziona sicuro. My dog is not barking, therefore there's no intruder, which if your premises are in fact correct and there is no way that your dog would not bark when there's an intruder, is fine. However, my dog barks when there's an intruder, my dog is barking, therefore there must be an intruder, is not valid. I mean, dogs bark for... Questa è una fallacia logica di tipo formale in realtà, perché allora se io dico il mio se diciamo quando c'è un intruso il mio cane abbaia, ok? Quindi se io dico il mio cane non abbaia, quindi non c'è un intruso. Perché se c'è un intruso il cane abbaia. Però se dico, se affermo in base a questo, non sta abbaiando, sta abbaiando, quindi c'è un intruso. No. Perché io ho detto che se c'è l'intruso il mio cane abbaia. Non ho detto che se il mio cane abbaia c'è l'intruso. È chiaro? Quindi può succedere che lui stia abbaiando per un altro motivo, per esempio perché mi vuole richiamare la mia attenzione per qualche altro motivo, perché è passata la mosca, vabbè, chiamiamo la mosca un intruso, però non c'è un intruso. Comunque, può abbaiare per tutta una serie di motivi e quindi... Però questa fallacia logica in realtà è di tipo formale. A implica B non vuol dire non A implica non B. Questo è importante. A implica B, vuol dire se è vero A, allora è vero anche B. Questa affermazione equivale a dire che non B implica non A. Questa qua è la negazione in logica. Non B. Se non è vero B, allora non deve essere vero neanche A. Se c'è un intruso, abbaia. Se non abbaia, l'intruso non c'è. È chiaro? Sono equivalenti. Però a volte si sbaglia e si fa A implica B, quindi non A implica non B. Quello non è vero. Cioè si inverte qua. Chiaro? All sorts of reasons. So unless your premise is my dog only barks when there are intruders, this is not right. The opposite. Se io dico che il mio cane abbaia solo quando c'è un intruso, allora sì, è diverso. In quel caso, vedete, la capire il linguaggio è importante. Se c'è un intruso, il mio cane abbaia. È un fatto. Vuol dire se c'è l'intruso, questo implica che il mio cane abbaia. Se io dico il mio cane abbaia solo se c'è un intruso, è il contrario. Se sta abbaiando, allora c'è l'intruso. Ok? Se piove, porto l'ombrello. Io porto l'ombrello solo se piove. E sono due affermazioni completamente diverse. Uno dice che se piove allora porto l'ombrello, l'altro dice che se porto l'ombrello allora sta piovendo. No? Okay. Se piove porto l'ombrello, molto spesso noi la parte solo la diamo per scontata. Se piove porto l'ombrello, magari mi posso portare l'ombrello anche perché ho l'ombrellino da passeggio, oppure perché mi voglio proteggere al sole, oppure perché in un'altra circostanza la voglio usare come bastone. Io ho detto solo che se piove porto l'ombrello. Il fatto è che nel linguaggio, dal tono, da come parliamo, eccetera, molto spesso noi
assumiamo anche delle parti che non sono dette esplicitamente. In una logica formale, tutto quello che non è detto non ci sta. This is denying the antecedent. If it barks, then it's a dog. It's barking, therefore it's a dog. Great. But if it's not barking, then it's not a dog is not valid because maybe it's just a dog that's, tired. Moving the goalposts. You may. Okay. Qua è la stessa cosa. Se se abbaia è un cane, no? Lo stesso tipo. Se non abbaia non è un cane. No. Se non abbaia può essere lo stesso cane. Perché allora qua c'è un'altra ambiguità nella lingua italiana, perché là dice, se non sta abbaiando non è un cane, okay. Se non sta abbaiando può essere pure un cane che in quel momento non sta abbaiando, però è sempre la stessa cosa, ha implica B, non è vero che non ha implica B, che è usata con una frase un po' diversa, in questo caso si chiama negare l'antecedente invece di affermare il conseguente, ma insomma la stessa struttura logica, è sempre una fallacia di tipo formale. Questa qui è importantissima. You claim, like, I can read minds. When someone tests this and you fail the test, you then say, well, I can only read minds which are on the right wavelength. Didn't mention that before. Moving the goalposts. Ok. Muovere, alzare, abbassare l'asticella, moving the goalpost, abbassare l'asticella, cioè io posso leggere nella mente, poi va a fare, questo qua per esempio lo fanno tutti quelli che vantano doti divinatorie, dal mago Telma, quella, cioè chiunque. Allora vai a fare, mettere la prova e vedi che non funziona, no? Quando non funziona c'è sempre una scusa pronta, ma io posso leggere solo le menti che sono sulla mia lunghezza d'onda. Allora, ha abbassato l'asticella, questo lo devi dire prima, chiaro? C'è un famosissimo caso storico, Girolamo o Geronimo Cardano, Hieronymus Cardanus, che era un matematico del 500, factotum in realtà. Allora lui è noto per varie storie, tra l'altro per aver fregato l'equazione di terzo grado, che si chiama equazione di Cardano, ma non l'ha fatta lui. Comunque, questo qua, oltre che matematico, era anche una specie di medico, che all'epoca campavano anche così. Poi gli piaceva molto scommettere, quindi lui ha lasciato 200 libri su tutti gli argomenti, tranne quello che conosceva meglio, che è la probabilità. Probabilmente se avesse scritto un libro di probabilità come si deve, probabilità si ritiene che sia stata fondata da Pascal in Francia, invece l'avrebbe fondata lui. Non lo scriveva il libro di probabilità perché gli serviva per vincere. Ok, allora perché c'ha a che fare con moving the goalpost? Lui fece, campava anche facendo oroscopi. In particolare c'era, non mi ricordo se il re d'Inghilterra, a un certo punto era salito al trono di una nazione importante, mi pare l'Inghilterra, però non sono sicuro, un ragazzino di 12 anni, di piccolissimo, perché erano morti, era stato, ovviamente chi deteneva il potere in quel momento non era veramente lui, però era comunque formalmente il re. Allora lui gli aveva fatto un oroscopo, gli aveva predetto un futuro luminosissimo. Fatto sta, sto ragazzino manco un paio d'anni dopo si ammala e muore. A 16 anni, era francese. Comunque era francese, però non so. Comunque succede questo. Allora questi era, siccome forse era ancora meno, era tipo meno di un anno, allora questi qua tornano. Lui non si perde d'animo, con una faccia tosta, rifà l'oroscopo, dice: ah, è vero, avevo fatto un errore là in quella interpretando quei pianeti, e effettivamente era vero, sì, doveva morire presto. Era scritto. Doveva sapere. Correlation is not causation. So even if global temperatures increase while pirate numbers decrease, that doesn't mean that pirates prevent global warming. See also the Texas sharpshooter, where you shoot the side of a barn and then draw your targets afterward.
works. First you figure out what your conclusion is, then you go looking for data to support it. Loaded. Ok. Falsa causa. Falsa causa significa che si dà, si diciamo, attribuisce una casualità dove non c'è. Allora, esempi. Prima di tutto la correlazione, noi siamo abituati a parlare di correlazione. Allora, qui ci sono altri problemi logici a non finire. Perché? Innanzitutto, già è una fallacia pensare che se c'è un evento c'è la causa. Le cause possono essere moltissime. Quindi, cioè, se io parlo di la causa, già sto sbagliando. Perché sto assumendo che ce ne sia una, quantomeno una prevalerà. Ok? E potrebbe non essere così. Certamente, se io chiamo quello là, quello si gira mentre sta attraversando la macchina, lo buttano sotto. Chi ha la colpa? Io che l'ho chiamato, quello che si è girato o quello che andava forte? Tutte e tre, magari. Ok? E così via. Quindi, primo problema. Secondo problema, correlazione non significa causalità. L'esempio che faceva era: se le temperature globali del globo aumentano mentre il numero di pirati diminuisce, questo non vuol dire che se facciamo aumentare il numero di pirati la temperatura del globo si raffredda. Chiaro? Quindi il fatto che ci sia una correlazione. Facciamo un esempio più preciso. In genere, questo per esempio è un esempio di come si possa sbagliare anche nella terminologia matematica. In probabilità, due variabili correlate sono dipendenti. Si dimostra, è una cosa che si può dimostrare. Il problema è che dipendenti suggerisce l'idea di causalità. E questo è sbagliato. Dipendenti, sarebbe più corretto dire, sono interdipendenti. Ok? Facciamo un esempio, una cosa che ho fatto con i ragazzi del terzo anno di un po' di anni fa. Allora, vi facevo vedere i dati di una serie che è stata serie storica di dati che era stata registrata negli Stati Uniti. Allora, la correlazione tra il numero dei tra il numero degli alcolisti e il numero degli studenti universitari era il 98%. Allora, quando la correlazione vale 1, c'è una relazione perfettamente lineare tra le due cose. Ora, se in un intervallo di tempo diciamo due fenomeni vengono osservati per un intervallo di tempo breve, allora sono ambedue lineari, la correlazione o è 1 o meno 1, quindi se stanno salendo o scende, se uno sale l'altro scende, o se stanno salendo tutti e due. Salgono tutti e due la correlazione è 1, scendono tutti e due la correlazione è 1, se uno sale l'altro scende la correlazione è meno 1. Però se voi avete una cosa che fa 10 volte su e giù e un'altra cosa che fa 10 volte su e giù, non è più proprio un caso, un qualche motivo che li lega ci deve stare. Ma ammettiamo pure che quando il numero di studenti universitari aumenta, l'alcolismo aumenti. Quando il numero di studenti universitari diminuisce, l'alcolismo diminuisce. E questo lo vediamo su un periodo di 40 anni. E la correlazione rimane sempre così alta. Che viene da pensare? Lo stress degli studenti non lo studio. Non ho capito. Ci andiamo a alcolizzare tutti. No, lei ha alzato sulla sedia. Perché dice, vabbè, no, perché mi sono scritto all'università, non è che devo finire ubriaco sotto un bombe, no? Beh, magari l'università era fredda, allora finiva così. Per si riscaldare. Per dimenticare. No, ma si sono scritto all'università, la ragazza l'ha lasciata, quindi bevevano per dimenticare. Certo. Allora, in realtà, ecco, forse questo non è proprio l'esempio più causante, però se vi chiedo di cambiare la prospettiva, la cosa si può spiegare molto facilmente. Supponete che quando c'è una recessione, il numero di studenti universitari che succede? Diminuisce. Qua lo vediamo ogni volta che nel 2009 gli studenti universitari qua sono crollati del 20%.
da un anno all'altro, da recessione 2008, 2009, la gente c'ha meno soldi e gli studenti, i ragazzi vanno a lavorare, ma non vengono a studiare. Ok? Se invece le cose vanno meglio economicamente, gli studenti, può succedere, per esempio, che ci siano fenomeni collegati con altrettanto problema. Magari se c'è più soldi, c'è anche più disponibilità, gente beve di più. Se invece ci sono meno soldi, ci stanno anche i soldi per ubriacarsi, quindi meno di meno. Quindi, come vedete, dipendenti non significa che A implica B o che B implica A. Può essere anche che una terza causa possa implicare tutte e due. Quindi sono sempre dipendenti, perché sono collegati in qualche modo. Però non è detto che ci sia una causa diretta. Ok? Può capitare anche questo. Ovviamente nel caso che faceva lei non c'era proprio nessun legame, perché i pirati e le temperature globali, sì, insomma, non è che c'è. Ok, un'altra cosa, un'altra forma di questa fallacia si chiama la fallacia del cecchino texano, Texas Sharpshooter. Sharpshooter è il cecchino Texas, del Texas, texano. Allora, come faceva il cecchino texano? Il cecchino texano sparava un po' di colpi, mettiamo uno qua, però magari il grosso dei colpi andava a finire in una certa zona, allora lui poi qua disegnava due bei bersagli. Cioè il bersaglio lo disegnava dopo, no prima. Furbo, cioè prima spari, poi dove al centro c'era il bersaglio. E così mazza, quello diceva mazza che precisione. Se volete, questa è importante perché in logica è molto 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 importante logico il valore posizionale. Questo in matematica, se fa, quando qualcuno di voi farà matematica al primo anno, per ogni epsilon esiste un delta, e prima fissi epsilon e poi ti trovi delta. È importantissimo, perché se faccio il contrario funziona, capito? Cioè è importante chi gioca primo e chi... ci sono dei giochi, sapete benissimo che ci sono dei giochi che se giochi per primo perdi, perché l'altro si può regolare. C'è un gioco che si chiama NIM, per esempio, dove se usa, i giocatori usano la strategia migliore, chi gioca il primo perde per forza, perché è un gioco a informazione completa, l'altro si può sempre regolare sulle mosse dell'avversario e quindi perde per forza. Quindi generalmente c'è un vantaggio se uno si può regolare. Quindi per esempio una cosa che succede spesso nella pista, quando sono i ciclisti su pista, in genere è avvantaggiato quello dietro. Perché è avvantaggiato quello dietro? Perché nonostante abbia dei mezzi di svantaggio, può vedere quando quando devono lanciare lo sprint finale, può vedere quando quello davanti parte. Quindi lui sa che se reagisce in un determinato lasso di tempo, sa che avrà sicuramente, quasi sicuramente la meglio. Allora che cosa succede? Per esempio c'è una tecnica che si chiama surplus, per cui quello davanti a un certo punto si ferma, no? Perché e cerca di farsi superare da quello dietro. E quindi quello si ferma, però non possono mettere il piede a terra, quindi vedete che stanno in bilico su sta bici per un paio di minuti cercando di... Poi a un certo punto se uno sta per mettere il piede a terra, allora è costretto a superarlo, e uno dei due andare avanti e l'altro... Però diciamo in genere si sa che 9 volte su 10 nello sprint vince quello che parte da dietro, perché si regola su quello davanti. Ok. Oh, questo pure è importantissimo. Una forma per esempio di Texas Sharpshooter, se volete, oppure di Moving the Goalpost, una via intermedia tra le due, se volete, è la famosa favola della volpe e dell'uva, no? La volpe
voleva raggiungere l'uva, poi non ci arriva, dice vabbè, ma tanto lui è acerba. Quindi in realtà sta muovendo, diciamo, in qualche modo muove l'asticella, oppure cambia dice che è cambiato obiettivo. In realtà di recente, come vedete, come il linguaggio ha tante abbia tante sfumature, ho trovato un'interpretazione positiva di questa favola, cioè nel senso positiva del comportamento della volpe, nel senso che la volpe, non raggiungendo l'uva, dice vabbè, ma tanto è l'acerba, in qualche modo dice non sta, come dire, diciamo, cercando di edulcorare il fatto che non arrivi a prendere l'uva, ma sta razionalizzando, capito? Come dire, vabbè, tanto era pure un po' acerba, quindi non è che poi alla fine ho perso questa grande questa cosa. Quindi, però vedete, quale sia vera tra queste interpretazioni, da che dipende? Da quello che c'era in mente solo, non certamente da quelle parole che stanno scritte, perché possono essere interpretate in tutti i modi, un po' da quello che è il nostro atteggiamento come carattere, qual è quello che poteva essere l'atteggiamento medio, diciamo l'interpretazione media che quelle parole avrebbero potuto avere nella società del tempo di Esopo, e dalle sfumature del tono di come viene scritta la cosa. Quindi purtroppo il linguaggio è ambiguo di per sé. Ok, questa pure ha un'importanza fondamentale. Come vedete, qua ho messo queste, sono 31, ma sono quasi, diciamo, di queste 31, una ventina sono fondamentali proprio. Question. Asking something with an assumption built in that means the answerer sounds bad no matter what they say. When did you stop beating your wife? No true Scotsman. No Scotsman puts sugar on his porridge. Ok. Questa è la famosissima, si chiama domanda complessa. È importante scriverla sia in italiano che in inglese, perché in inglese si chiama loaded question, cioè domanda caricata di un significato improprio. Allora, nell'esempio cosa diceva? La moglie, guai. Quando è che hai smesso di dare le porte a tuo moglie? Violenza sulle donne. Quando è che hai smesso di maltrattare tua moglie? C'è che ti ha maltrattato? Mai, allora stai facendo ancora. Se tu rispondi, quindi ammetti il fatto. Allora, facciamola un'altra. Ma la smetti di dire bugie? No, allora dice pure. Sì, allora le stai dicendo. Allora, questa si chiama domanda complessa, complessa perché non perché è complicata, in realtà è semplicissima, solo che è fatta di due parti. Questa non è una domanda, è un'affermazione, tu stai dicendo bugie, punto, la smetti, sono due cose fuse insieme. Oppure tu stavi maltrattando tua moglie. Quando hai smesso? È chiaro? Si sa la affermazione e poi la domanda. Esatto. E allora come si fa a rispondere a una cosa del genere? Una domanda del genere. Una domanda. Non l'ho mai picchiato. Ci sta una variante migliore. Ve lo dico perché questa è l'unica fallacia che i politici, cioè non l'unica, perché anche sul discorso ci sono altre che le usano come fallacia. Però questa qua la conoscono bene, nel senso che non ci cascano. Non ci cascano, e anzi sanno uscirne molto meglio di altri. Perché ovviamente io posso contestare l'affermazione. Dice, oh, ma come si permette lei di dire, di affermare che io dico bugie? Questa è una risposta corretta, no? Se uno dice, come si permette lei? Ma chi è lei per dire che io dico bugie? E già questo va bene. Ma il politico se ne uscirebbe molto meglio, perché cosa farebbe? Rovescerebbe la cosa sugli avversari. Se uno dice ma la smetti di dire bugie, mettiamo a uno partito A, partito B, quello del partito B dice
Ma noi non siamo come, come la vostra parte politica che ha detto bugie nel 99, che ha detto questo, nel 2004 che ha detto questo, nel 2009 ha detto questo, comincia a legare tutte le bugie che hanno detto gli altri. Quindi allora, cioè, siccome lui sta facendo un'operazione molto più sofisticata, perché ha detto qualcuno dice che io dico bugie, quindi qualcuno dice che qualcuno dice bugie, ma quel qualcuno non sono io, siete voi, e quindi ti ha fregato con le tue stesse mani. Quindi tu volevi, avevi attaccato per fregare, e di fallacia volevi ferire e di fallacia ferirai. Perché? Quindi questa qua si chiama domanda complessa o domanda carica. Vedete la sfumatura del linguaggio che è diversa in italiano? In italiano dice domanda complessa perché è fatta di due parti. Invece là mette l'accento sul fatto che è una domanda carica di un significato improprio. In realtà però, se ci riflettete, tutte le domande sono complesse. Tutte le domande sono complesse. Che ora è? Cosa presuppone? Allora, presuppone che l'interlocutore... Due cose le presuppone sicuramente. Primo, che l'interlocutore capisca la lingua italiana. Perché se tu vai a dire che ora è in giro, becchi uno in italiano e fa, sorry. Stai certo. Ok? Cosa ha detto? Vabbè, italiano, Chiaro? Per esempio, se io vi dico, scolca femmi. Quindi che ora è in russo? Però scolca PM non ho capito. Non time sit, magari sì. Che lo in francese. Quindi, prima cosa, che l'interlocutore capisca l'italiano. E seconda, qual è la seconda ipotesi? Che abbia l'orologio, dico. Magari che ce l'abbia l'orologio, o magari che ci possa dare la risposta, cioè, perché non andiamo a chiedere di ora è la lavatrice. Però dice prima di ridere, però adesso se c'hai Alexa glielo chiedi che ora è, perché quello ti risponde. No, però veramente glielo chiedi, perché quello è sono 15:34. Ma tu c'hai Alexa? No, però non ci deve. Ma ricordate che dobbiamo sempre dire una cosa alla fine. Vediamo che ora su. Ok, 15:30. Dobbiamo finire qua. You're a Scottish man and you put sugar on your porridge. You are not a true Scotsman. Personal incredulity. Well, it's hard for me to believe that we're all made of billions of atoms, and so I'm just not going to. And last but by no means least, the fallacy fallacy. Just because something contains one or more fallacies doesn't mean that they have reached the wrong conclusion. Your yoga teacher says I should eat vegetables because vegetables are healthy, but that is a fallacious appeal to authority because yoga teachers are not dietitians. Therefore, I should eat cake. Thanks for what... Okay. Qua c'erano le ultime tre, però in realtà ce n'è ancora io qualcuna da aggiungere. Alex, vorrei ti allora, prima... fallacia, no true Scotsman. Allora, quando uno dice nessun cassinate doc mangerebbe questo piatto, oppure o farebbe, per esempio, da queste parti si fa la pastiera. Buona. Allora, nessun, che ne so, napoletano doc fa la pastiera con riso, che la fanno con grano, o viceversa. Ci sono posti dove la fanno con riso, oppure quello ci mette... No, un Gaetano Doc la fa così. Sì, però questo non significa che se uno non la fa così non sia Gaetano, Formiano, Napoletano, eccetera, eccetera. Quindi sono, diciamo... Poi, incredulità personale, cioè dice mi risulta veramente difficile immaginare che il mondo sia fatto da miliardi di atomi. Quindi forse... ho dei dubbi in proposito. L'ultima è la fallacia delle fallacie, l'ultima che dice lei, poi ne facciamo un paio a parte. Allora, la fallacia delle fallacie dice che se in un discorso sono state usate delle fallacie logiche, non vuol dire che le conclusioni siano false. Perché dice se, l'abbiamo detto anche prima, l'abbiamo ripetuto parecchie volte, però come dice... No, la tua professoressa, cioè la tua insegnante di yoga dice che io debba mangiare verdure perché fanno bene, ma la tua, questo è un falso appello all'autorità perché quella insegna yoga, mica è una nutrizionista, quindi mo mangio la torta. Quindi, capite? È giusto. Eh,
diciamo, è vero che l'appello all'autorità era fallace, però diciamo, rimane vero il fatto che le verdure fanno bene la torta un po' meno. Ok, adesso ne vediamo un altro paio. Che le vediamo a sto punto, non abbiamo più bisogno, questo lo possiamo più. Meglio abbiamo la lavagna. Ok, spengo il. Oh, però si vede pure sul nero, guarda. Sì, sì, è perché quello è nero. Aspetta un po'. Mi sa che ci dobbiamo arrampicare. Carlo, sì, con la schiena che me la trovo. Che giocchio c'è? Prendi il telecomando tu, che sei più vicino. Non acchiappa. Accende funziona, non so perché spegne. Forse perché il... Ah, no, grazie che non acchiappa. Ok, ripreme. Ok, perfetto. Stava a controllare. C'era un motivo logico. Allora. Allora, queste qua sono un po' più sofisticate, però sono forse più importanti di quelle che abbiamo discusso. Queste qua fanno discusso a parte. Alcune sono simili, Io la sono interessa perché provo. Allora, cominciamo la prima, è abbastanza facile. Giovanni ha il raffreddore. Giovanni si piglia 7 grammi di vitamina C. A Giovanni passa il raffreddore. Quindi la vitamina C fa passare il raffreddore. Cazzo, quello che gli doveva passare per fatti suoi, il raffreddore. Allora, questa qua è un esempio di falsa causa, però in realtà è più preciso, perché i latini in questo caso sono stati più precisi. Post hoc ergo propter hoc, che significa dopo di ciò, quindi a causa di ciò, ok? Che potrebbe anche essere vero, questo normalmente come logica induttiva è vero. Cioè, se tu hai messo la mano sul fuoco e ti sei scottato, non già li metti. Normalmente è così, perché una causa può espletare i suoi effetti solo dopo. Ma non significa che, siccome una cosa viene dopo un'altra, sia per forza a causa di quell'altra. Magari è probabile che può essere anche una certa probabilità che la vitamina C abbia accelerato il decorso del raffreddore e la guarigione. Ma non possiamo affermarlo con certezza. Chiaro? Tipicamente questa qua è alla base di tutte le sostituzioni, no? Perché tu dici, mannaggia me, sono passato sotto la scala, poi ho attraversato la strada e mi hanno buttato sotto. Quindi passare sotto la scala, oppure il gatto nero mi ha attraversato la strada. Dipende però, attenzione, perché se io dico sono passato sotto la scala, mi è caduto il secchio di vernice in testa, là non è una superstizione, magari non passare sotto le scale dove vedi che c'è quello che sta a pitturare, gli può cadere la vernice addosso. Chiaro? Oppure se tu dici che per evitare il gatto nero sei andato fuori strada perché hai inchiodato di brutto, magari sempre cercando di evitare di non investire il gatto, cerca di non inchiodare di brutto quando vedi il gatto nero. Quindi ci possono essere degli effetti causali, ma sicuramente non è perché una cosa viene dopo un'altra, non significa che è stata causata quell'altra. Chiaro? Ok. Quindi questa è la prima. Poi un altro fenomeno è questo. Questo è molto importante, perché sebbene raro può avere un'importanza enorme. Allora, facciamo un esempio. Voi andate al bagno della scuola. Andate e trovate che non hanno scaricato l'acqua. Non pensate all'evento peggiore, pensate semplicemente che avete trovato l'acqua colorata.
Tra un po' di niente, no. Ok? Cosa pensate normalmente? Potete scaricare. Che qualcuno non l'ha scaricato, no? Si è dimenticato di farlo. Ok? O per maleducazione, o perché si è dimenticato di farlo, non ha tirato lo sciocco. E questo è normale, perché la causa sicuramente è più plausibile. Ora però, se io vado al bagno dei professori, che è una stanzetta chiusa, con la chiave, apro con la chiave, vado là, vado a fare la pipì e trovo che non hanno scaricato l'acqua. Che devo pensare? E quel bagno è l'unico del piano e nella strada che va al bagno è facile incrociarsi con chi è uscito dal bagno, quindi che devo pensare? E quello non è scaricato. Cioè, ma il professore che... Prima di tutto non l'ho incrociato, però avrei potuto incrociarlo. Beh, uno di quelli che passa davanti potrebbe essere quello che non ha scaricato. Stai ragionando male. È capitato? È capitato lo sbaglio che abbiamo. Ho pensato come voi che qualcuno non avesse scaricato. Poi vado a tirare lo sciacquone. Quel giorno non c'era. La causa di forza maggiore. Perché ci avrei dovuto pensare prima? No, è qua. Ti frega. Ci devi pensare, in questo caso ci devi pensare, perché se vai al bagno degli studenti che è aperto e senza chiave, c'hai ragione. Ma se vai al bagno dei professori che è chiuso e con la chiave, non hai ragione. Ci dovevi pensare che c'era un'altra causa. Perché? Perché sono sempre comportati bene. Perché? Per due motivi. Prima di tutto è un ambiente ristretto. Quindi la probabilità, senza fare discriminazione di sorta, che in un ambiente più generico ci sia un certo tipo di comportamento, in un ambiente più selezionato, è diversa. Poi gli studenti sono tanti, quindi la probabilità, quel bagno è stato usato da più persone, quindi la probabilità su tanti studenti che uno non abbia tirato, diciamo che vabbè, no, vabbè, l'ultimo dovrebbe essere, in ogni caso, questo è un argomento che non funziona. Comunque, la probabilità è comunque diversa. Ma c'è un altro motivo, più sottile. Il professore ci sta attento non solo perché è professore, ma pure perché essendo il bagno con la chiave, quindi si sa che sono 4-5, dice, ma che figura ci faccio se quando esco quell'altro mi incrocia, prima di uscire controlla bene, no? Perché sennò poi si identifica, c'è una probabilità non nulla di essere beccato, no? Per quale motivo l'italiano all'estero non butta le carte per terra e magari in Italia lo fa? Per non essere identificato come italiano. Perché magari lui là non lo sa la probabilità di essere beccato. C'è un mio amico, il professore in Germania, un ottimo matematico, però insegna a Monaco di Baviera, a un certo punto sta attraversando la strada, ha visto un vigile ingavolatissimo, ha cominciato a fischiare. Perché sta a fischiare? Perché ha attraversato pure le strisce. Ah sì sì, vabbè, scusi. No, guarda, vabbè, gli ha fatto un... Addirittura. Però vedi, in Italia magari, però magari là, se sai che ci sta quello che fa la multa, che ci stai più attento, no? Quindi, allora, questo che cosa fa sì? Fa sì che, vedete, non c'è sempre una sola causa, ci possono essere più cause. Allora, il fatto di avere un ambiente più, diciamo, dei vincoli, modifica il rapporto di probabilità. E allora la causa più probabile non è più uno non ha tirato lo sciacquone, ma è magari lo sciacquone non funzionava per i motivi più disparati. E questo può essere importantissimo, perché se ti succede, allora quando è che deve scattare questo tipo di ragionamento? Tutte le volte, c'è un modo molto semplice per identificarlo. Tutte le volte che voi identificate subito la causa,
però mi rimane quella sensazione, è strana. Avete visto Giovanni alla stazione di Cassino? Ah vabbè, si sarà a fare un giro a Cassino, però è strano. Giovanni, secondo me, non ci viene a Cassino. C'è stato un motivo che è venuto a Cassino, specifico. Poi quando lo incontri, poi dici, ah sì, invece era successo, che sono dovuto andare, là. E ti spiego. Chiaro? Quando tutte le volte che identifichi subito la causa, ma ti rimane una sensazione, però è strana. Pensaci meglio, perché la probabilità che ci sia un'altra causa non è trascurabile. Questo può, in alcuni casi, come per alcuni sintomi di alcune malattie, può essere importantissimo, perché tu ti accorgi di un sintomo precocemente e ti puoi evitare conseguenze molto gravi. Infine, la logica è sottile, cioè quando tutto funziona è perfetta, però sembra che la realtà sia fatta apposta affinché non funzioni o non funzioni sempre in maniera perfetta. Per quale motivo? Concludo con quest'ultimo ragionamento. Allora, nel 700, allora nel 600 hanno scoperto il calculus, cioè il, diciamo, l'analisi matematica, insomma, le prime cose di analisi matematica. Poi nel 700 hanno scoperto le equazioni differenziali, hanno visto che la natura è regolata da equazioni differenziali, quindi hanno cominciato a pensare. Con l'Ottocento sapevano risolvere un sacco di equazioni differenziali e hanno cominciato a dire, beh, in fondo, se io avessi un miliardo, su questo miliardo conoscessi la posizione e la velocità iniziale di un certo numero di palline, potrei predire tutto il futuro del miliardo, no? Poi ci potete mettere l'attrito senza attrito, ma comunque potrei prevedere il futuro. Tanto è vero, ci sono i campioni che fanno un tiro e già sanno dopo 8 sponde che la palla dovrà finire. Chiaro? Ma in fondo l'universo non è altro che una scatola con tante palline, perché sono tanti atomi. Poi le palline possono essere più grandi, più piccole, più complicate, meno complicate, però sempre palline sotto. Se io conoscessi la posizione e la velocità iniziale di tutte le particelle fisiche, atomi, protoni, elettroni, eccetera, tutto quanto, potrei prevedere il futuro, giusto? Ci sono cose prevedibilissime, per esempio se andate a vedere la tabella delle maree di Dieppe, che sta sull'oceano Atlantico, voi avete la tabella delle maree da qua fino all'anno 2100, voi potete predire in maniera assolutamente certa quando sarà tra 3 anni, 2 mesi, 6 giorni, 4 ore, 3 minuti la prossima eclisse di sole, di luna, di qualche cosa, quello che volete. Portiamo il ragionamento un po' più là. La posizione e velocità iniziale di queste palline, se io vai fisso un istante, dico questo è t con 0, io non la so, non la so. Però esiste. Chiaro? Quindi il futuro di quel biliardo è scritto. Nel momento che io ho fatto la fotografia, ho fotografato la posizione e velocità iniziale, io so tutto di quel biliardo. Ma anche se non lo so perché non ho la macchina fotografica che rileva la velocità, però ci sta un certo istante. E quindi il futuro è scritto. Nel momento che esiste quella lì, stanno muovendo in un certo modo, già andrà a finire. Dovrà andare a finire. E allora questo funziona pure per l'universo. Se noi fissiamo un certo istante t con 0, ci sarà la posizione e velocità iniziale di tutte le particelle dell'universo. E allora il futuro è scritto. Questa posizione si chiama determinismo. È tutto determinato. Però già cominciamo a vedere un effetto spiacevole. Vabbè, se è tutto determinato, è determinato pure che se tra 3 giorni la professoressa mi interroga, è determinato pure se mi mette 8, se mi mette 5, se mi mette 7, quindi è inutile che quello che studio fa. Vedete che comincia ad esserci un feedback negativo. Però
La cosa stupefacente è che all'inizio del Novecento, quando hanno cercato di determinare la posizione e la velocità iniziale dell'elettrone, hanno scoperto che sono legate da una relazione che si chiama trasformata di Fourier. Cioè, se tu dici che la posizione dell'elettrone sta qua, innanzitutto non riesci mai a beccare preciso, ce l'hai una distribuzione di probabilità, che è una normale, una gaussiana. Ora, se tu dici che l'elettrone sta qua e questa gaussiana è molto stretta, la velocità è data da una gaussiana molto più ampia. Se questa qua invece è stretta, si allarga questa. C'è una relazione che è una certa diseguaglianza. Oddio, non è che stiamo parlando di cose macroscopiche, le incertezze sono piccole, perché una certa diseguaglianza dice che una certa quantità, il prodotto di due quantità è maggiore di H, dove è H tagliato, a seconda di come si normalizza, che dove H è la costante di Planck, che è un numero molto basso, 10 alla meno 34 in certe unità di misura. Chiaro? Però questa piccola incertezza cosa fa sì? Che non c'è una posizione, una velocità iniziale esatta. Non c'è. E se non c'è, il futuro non è scritto. Fallacia, se c'è il futuro è scritto, se non c'è il futuro non è scritto. No, non lo sappiamo, non sappiamo se il futuro sia scritto. Chiaro? In realtà non è vero che non c'è, è che tu non la sai. No, per quanto ne sappiamo noi non c'è nessun esempio, nessun esperimento che possa dimostrare che ci sia. Per noi la sai, c'è e la sai, c'è e non la sai, è un fatto puramente fideistico. Cioè non c'è modo di verificarlo sperimentalmente questo. Ma tu lo sai che c'è l'elettrone, sai che c'è, non sai dov'è, però sai che c'è. No, che c'è l'elettrone sì, però non puoi sapere contemporaneamente esattamente la posizione precedente. Il principio di determinazione. Il principio di determinazione di Heisenberg. Ma la cosa bella è che fa crollare il sistema proprio sul punto più delicato, dove la gente si era pigliata per dire vabbè, allora sta tutto scritto. Quindi, come vedete, la logica è un fatto delicato. Non solo, peggio ancora, quando è successo questo è successo alla fisica quantistica negli anni 20. La prima botta che avevano preso i deterministi è stato l'esperimento di Michelson-Morley con l'interferometro, che poi dopo ha condotto Einstein alla formulazione della legge della relatività ristretta, la teoria della relatività ristretta. Comunque, quando si è visto che quando vai a considerare la fisica quantistica, ci sono delle cose che sembrano proprio assurde da un punto di vista logico, ci sono dei paradossi che tuttora le migliori menti del mondo non riescono a spiegare. Il paradosso dell'esperimento con la doppia fenditura, nessuno lo riesce a spiegare. Ci sono delle cose veramente da un punto di vista logico sembrano inconcepibili, però la natura è fatta così. Tanto è vero che hanno capito quali sono le nuove regole, diciamo così, ci si attengono e basta, non le spiegano perché ce ne sappiamo spiegare. Sono queste sono le regole e vanno. Tipo quei teoremi che non sono stati dimostrati. Aspetta. Non mi ricordo come. Allora, invece. Che è successo? Molti che volevano comunque avere una fede incrollabile nella scienza si sono rifugiati più nella matematica. Negli anni 30 è uscito un tizio, Kurt Gödel, tedesco, austriaco. Gödel, che nel 1931 ha dimostrato un teorema importantissimo. Questo teorema stabilisce che esisteranno sempre i giudici, gli avvocati e il Parlamento. Perché? Allora, questo teorema dice che in qualunque sistema formale, dove ci siano almeno i numeri naturali, il sistema formale o è incoerente, incoerente significa ci sono due affermazioni contraddittorie, ma se ci sono due affermazioni contraddittorie, se vi ricordate, tutto è vero e tutto è falso, quindi un sistema incoerente non ci facciamo niente. Lo possiamo prendere e buttare accesso. O se no è incompleto, cioè ci sono formule ben formate che non si sa se sono vere né se sono false, sono le cosiddette proposizioni indecidibili. Cioè delle proposizioni nuove
Mo queste proposizioni indecidibili tu le puoi lasciare stare dove stanno, perché non te ne frega niente, oppure se sei costretto a scegliere, dici vabbè questo è vero oppure questo è falsa, puoi seguire qualunque delle due strade. Ora, trasportato alle leggi, al sistema delle leggi di un paese, cosa dice questo teorema? Allora, il sistema delle leggi di un paese è sicuramente un sistema formale e sicuramente almeno la potenza di un mediatore. Quindi, ogni tanto ci saranno delle nuove situazioni che non sono state pensate dalla legge. Perché la legge può pensare a tutte le vostre possibilità. Ci sarà una nuova situazione. Per esempio, vi ricordate l'esempio della parabola per vedere il satellite? Prima non c'era il satellite e quindi non c'era la parabola. Nessuno metteva la parabola sul balcone, no? Se qualcuno metteva una parabola sul balcone lo prendevano per scemo, lo facevano internare al manicomio. Invece con il satellite hanno cominciato a mettere parabole sui balconi. Gli altri si lamentavano. Chi c'ha ragione? Situazione nuova. Quindi va regolamentata con una legge nuova. Oppure la gente comincia a fare in un certo modo, poi arriva la legge e stabilisce che c'ha ragione tizio e c'ha ragione. Ci sarà sempre necessità di una nuova situazione, di regolare nuove situazioni. E quindi ci sarà, per forza, qualcuno che deve legiferare, qualcuno che deve controllare l'applicazione delle leggi, quindi il sistema giudiziario, e qualcuno che deve controllare la coerenza del sistema, quindi varie corti costituzionali e quant'altro. Quindi da questo punto di vista è in qualche modo ha delle implicazioni pure sulla vita pratica. Però fu il colpo finale, perché la gente pensava, diceva, bene, in matematica sono sicuro, questo è vero e questo è falso. No, non tutto è vero, non tutto è falso. C'è un terreno di mezzo, ovviamente questo terreno di mezzo è riferito quasi sempre a frasi che si chiamano autoreferenziali, quindi tipico l'esempio del mentitore, no? Io sto mentendo, sto dicendo il vero, sto dicendo il falso, oppure il barbiere, chiunque faccia la barba a chi non se la fa da sé. Chi fa la barba al barbiere? In un paesino, no? Il barbiere, che ne sta uno, è colui che fa la barba a chi non se la fa da solo. Allora, chi fa la barba al barbiere? Se ti attiene la definizione, non può essere. Perché se se la fa lui non è il barbiere, se non se la fa lui allora è il barbiere. E allora in tutti e due i casi arriva una contraddizione, questo è l'esempio di antinomia di Russell. Però diciamo, tutti questi paradossi, tutte queste antinomie nascono dal fatto che qualunque sistema formale che abbia meno o meno è necessariamente incompleto. Quindi non c'è modo, ripeto, alcuni hanno visto in questo, c'è chi ci vede il fatto che Dio non esiste, c'è chi ci vede il fatto che Dio esiste. Perché alcuni dicono no, il sistema è forse incompleto, quindi non fa esiste un Dio, se è incompleto, non possiamo pensare che un sistema in cui ci sia Dio è incompleto. Invece l'altro, no, perché noi siamo umani, quindi noi per ciò sarà sempre incompleto, no? E se ci vuoi mettere completamente, ce lo devi mettere dall'esterno, qui ci mette Dio. E quindi sono, come vedete, rimane quella, rimane una. Allora, prima di tutto ci vorrebbe un capitolo a parte. Le fallacie logiche nell'approccio all'esistenza di Dio. Perché qua è chiaro che andremo a pestare i cali di varie religioni. Però, se andate a fare caso, ci sono vari problemi. Il primo problema, che diciamo non conviene a tutte le religioni monoteiste in particolare, è il fatto che Dio sia onnipotente. In effetti nella Bibbia non c'è scritto, anche nella nostra religione, almeno quella della maggior parte di noi, nella Bibbia non c'è scritto che Dio può tutto. Non c'è scritto, non è vero. Andate a vedere, non c'è scritto in quel significato là. Vi assicuro che se in questo momento entrasse da quella porta un tizio armato di mitra e di granate, ci piegheremmo alla sua volontà, né più né meno che se fosse Dio. A me, io personalmente lo farei, voi fate regolare un po' se no, io lo farei. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che era naturalissimo per un uomo di 100.000 anni fa considerare come una divinità qualunque cosa avesse un potere, diciamo, mille volte il suo. Cioè, se lui vede
il potere della tempesta. Stai in una barca, in uno scricciolo di legno, dentro la tempesta, che fai? Ti metti in ginocchio e ti metti a pregare, cioè poco da fare. Ma hanno scoperto il fuoco. Poi vedi una, brucia la foresta, che dici? Oddio, ma speriamo che non... Ti devi, a un certo punto ti devi arrendere, no? A una cosa superiore. Quindi, già questo basterebbe. Allora, chiaramente, quando comincia a dire Dio è l'onnipotente, l vuol dire che ce ne sta uno, onnipotente vuol dire che può tutto. Allora comincia a fare i paradossi. Ma Dio, che è onnipotente, può creare una pietra che non è in grado di alzare? E cominciano tutte le catene di fallace logiche, perché nella nostra logica c'è. Allora, mettiamoci dal punto di vista di un di una persona che ha fede. Non potremmo mai capire Dio, perché è superiore rispetto a noi, è trascendente rispetto a noi. Mettiamoci dal punto di vista di uno che non ha fede, ma buono buono che meno buono. Se Dio può creare una pietra che non può alzare un momento. È chiaro? Quindi, voglio dire, scegliete per il vostro percorso la opzione che vi fa vivere meglio e che vi porta i frutti migliori, però cioè, non cercate di affrontare, cioè non è che tutto si può affrontare con la logica, ci sono alcune cose che sono inerentemente, obbediscono a delle regole che non sono quelle della logica deduttiva. C'è poco da fare, chiaro, non è che una volta solo la logica, posso fare molto, ma non è che posso fare tutto, ci sono certe cose che non è che puoi prevedere, no? Dice, c'è una famosa frase, mi pare, non mi ricordo se era di un famoso pugile, dice chi, forse proprio di Tyson, mi pare, che è meno stupido di quello che sembra, dice tutti vanno sul ring con un piano, poi prendono un cazzotto in faccia, quindi diciamo, tutti vanno sul ring a fare a box con un piano, cioè con in mente un bel piano logico, quindi questo, quindi quell'altro, quindi io scrivo di qua e poi lo colpisco di là. Poi a un certo punto arriva un cazzotto in faccia, perché non avevo visto. Ci sta una frase, sì, non so se l'ho citata bene, però, capito? A me piace molto una preghiera che è molto diffusa nel mondo anglosassone, che dice, Dio, dammi la forza di sopportare quello che non posso cambiare, di cambiare quello che dove posso farci qualcosa, e l'intelligenza per capire la differenza, capito? Cioè devi capire quando vale la pena combattere e quando invece devi stare, questo è sostanzialmente. Allora, questa parte qui, diciamo che le cose iniziali sono queste. Poi se volete proseguire, poi magari la prossima volta vi do qualche referenza bibliografica, se uno vuole approfondire, insomma. Basta che cominciate ad andare a vedere quel video là e dalla catena ne trovate altri. Se trovate 31 Logical Fallacies, trovate quel video, ne trovate altri, trovate libri, trovate tutto quello che volete. In italiano si trova un po' di meno, io consiglio sempre di avere... diciamo come materiale di orientarsi sempre sui testi più in inglese, perché c'è una varietà molto più importante, soprattutto a livello di cose divulgative, per esempio su YouTube. Noi abbiamo ancora, allora possiamo magari spegnere così ci mettiamo d'accordo.